Sui campi in terra rossa del Tennis Club Portogruaro è andata in scena l'annuale edizione del torneo giovanile Città di Portogruaro, riservato agli under 10, 12, 14 maschili e femminili, un evento inserito all'interno del circuito regionale Young Boys che il circolo tennistico portoghese ha organizzato al solito in maniera impeccabile. Al maschile tra gli under 14 ha trionfato lo isolano Daniel Buffa del Tennis Club Serenissima, che ha liquidato in poco più di un'ora Filippo Boria del Tennis Club Pordenone. Decisamente più combattuta si è rivelata la finale under 12, dove Fabio Michielin del Tennis Club Pordenone ha battuto al terzo set 6-3, 6-7, 6-2 il triestino Pier Andrea Balvasori del Gaia Trieste. L'under 10 maschile ha visto invece prevalere il numero 5 delle classifiche italiane, Marco Lorenzon del TC Serenissima Jesolo, che ha battuto 6-2, 6-4 Jason Vocale del TC Pruniera. Tra le ragazze, la grande protagonista è stata sicuramente Valentina Grualin del TC San Vito, che ha partecipato sia al torneo Under 12 sia a quello Under 14, trionfando in entrambi. L'Under 12 ha vinto 6-0, 6-0 contro Aurora Vignaduzzo del Tennis Club Portogruaro, mentre nell'Under 14 è superato 6-2, 6-1 Chiara Agostinetto del Tennis Club Caneva. Alissa Casasola, infine, del Tennis Club La Tisana, ha vinto tra le Under 10, battendo in finale Giulia Lofaro del Tennis Club Linus Sant'Antonio di Pordenone. C'è stata una buona partecipazione, i ragazzi si sono divertiti, abbiamo visto dei bei movimenti, della passione che mettono i ragazzi nel gioco, e siamo felici di proseguire su sto discorso dei giovani, che è quello che ci teniamo di più. Ecco, è il primo di una serie di eventi estivi che vedrà appunto le strutture del Tennis Club per protagoniste. Sì, questo è il primo, diciamo, che facciamo all'aperto. È stato fatto dietro un torneo rodeo. È imminente il torneo di terza e quarta categoria, che viene fatto a giorni, e poi quello più importante, che viene fatto in settembre, di seconda categoria, con un livello decisamente più alto e piacevole, insomma, anche da vedere, ecco, per il pubblico e per chi ci partecipa. Quest'anno ci sono anche le Olimpiadi Mandamentali del Tennis. Ah, ben certo, abbiamo anche, diciamo, questa novità che nella seconda settimana di settembre si svolgeranno le Olimpiadi Mandamentali della categoria tennis, una prestazione sportiva organizzata dal CONI a livello mandamentale con valore sportivo, aggregato, sociale, promuove la pratica sportiva e il territorio aperto a tutti gli studenti, fasce da 2004, 5, 6 residenti nei comuni del mandamento. È una cosa, insomma, interessante, bella e sempre positiva, sempre largo ai giovani. Un'associazione che sta crescendo anche per quanto riguarda il numero degli iscritti. Ma allora, diciamo che sì, più che crescendo, comunque sta mantenendo un ottimo livello da qualche anno, siamo sempre dai 350-400 iscritti, delle varie fasce di età, difatti stiamo cercando di, abbiamo fatto con il consiglio precedente, è stato messo in piedi l'impegno della costruzione dell'impianto nuovo, del campo numero 6, proprio perché per dare più disponibilità, specialmente d'inverno, sia ai ragazzi giovani, che si promuovono sempre i giovani, ma anche alle persone di una certa età che vengono a giocare volentieri e che ci credono e si divertono. E adesso passiamo al maestro Stefano Raposelli, il responsabile tecnico del Tennis Club per quanto riguarda la scuola tennis. Sì, soprattutto per quanto riguarda la fascia, diciamo, tra gli 8 e i 10 anni, quella, diciamo, dove un circolo deve cercare di pescare sia per trovare magari qualche giocatore, insomma, interessante. La nostra scuola tennis, la scuola di allenamento tennis SAT, quest'anno, che si è conclusa il 9 giugno, ha registrato un 63 allievi, con un buon incremento rispetto all'anno scorso, mi pare circa il doppio, se non sbaglio, rispetto allo scorso anno, vero? E alla scuola tennis sono seguiti anche subito dopo i centri estivi, dove i ragazzi vengono, diciamo, dalle 8:30 alle 12:30, svolgono un'attività sia tennistica che motoria, seguiti da due maestri, da sottoscritto da una collega, più da una ragazza che
esperta in attività ludico-motorie. Passano tutta la mattina qui e in più il venerdì si fermano anche a pranzo e fanno un torneino finale al pomeriggio. E questa iniziativa, che si concluderà il 28 luglio, settimanale, ha raccolto un ottimo numero di adesioni. E in virtù di questo siamo ottimisti e contiamo di poter poi aumentare l'afflusso alla scuola di allenamento tennis poi ad ottobre, puntando anche ad arrivare a 80 allievi. Siamo, diciamo, molto ottimisti. In più ci sarà anche l'Open Sport il 16-17 settembre in piazza lì a Portoguaro, dove avremo il nostro spazio, cercheremo di creare un po' di giochi e speriamo di tirare su una buona adesione. Buone. Esatto. Comunque siamo ottimisti perché abbiamo visto anche un ottimo successo di questa iniziativa dei centri estivi. Ci sono elementi che possiamo già catalogarli come di un certo interesse? Sì, senz'altro. Ci sono, guardi, degli elementi dagli under, partiamo anche dagli under 10, ce ne sono addirittura 4 o 5 nati nel 2008 che promettono molto bene, su cui cominceremo anche a svolgere il prossimo evento un lavoro più accurato. Ce ne sono anche 2-3 under 10, under 12 e anche qualche under 14 che già si sono ben distinti sia nei campionati giovanili a squadre sia anche nell'ultimo torneo, quello che, di cui parlava il presidente prima. Perché mi pare che abbiamo avuto anche in finale l'under 12, l'Aurora Vignaduzzo, e anche gli altri ragazzi, comunque Nicolò Anese, Emanuele Bassi, mi vengono in mente i nomi, si sono comportati molto bene, anche Sara Cappelletto. Quindi diciamo che una decina, 10-12 ragazzi interessanti li abbiamo già, però senza trascurare che anche i più piccolini, perché anche tra i, diciamo, quelli nati nel 2010 ci sono anche lì dei bambini, delle bambine che promettono bene.